Ciao a tutti. Oggi vi parlerò del mio posto preferito, il Parco del Retiro. È un parco di Madrid. Rappresenta uno dei principali luoghi di interesse della capitale spagnola. Dal 2021 forma parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. I giardini, così come il Palazzo Reale del Buon Ritiro, furono progettati e realizzati nel decennio dal 1630 al 1640. Il Palazzo di Vetro è una struttura in metallo e cristallo in stile vittoriano. Si trova nel parco. Fu costruito nel 1887. È circondato di un lago artificiale. La Rosaleda, progettata e realizzata nel 1915 dal giardiniere Cecilio Rodríguez. L'idea suggerita per un sindaco, Carlos Prats, per copiare la moda dei rossetti presenti nei parchi di altre città europee. La Porta di Spagna permette di accedere al parco dalla via Alfonso X. Nel parco anche si possono noleggiare barche. Quando ero piccola, nel parco c'era un piccolo zoo. D'abitudine, la domenica ci andavo con i miei genitori e mia sorella. Nel 1972 fu chiuso. Questa sono io. Studio l'italiano alla Scuola di Lingue di Alcalá de Henares. Sono nata a Madrid e ho vissuto a lungo tempo a Madrid. È per questo che vi consiglio di visitare questo parco, perché penso che vi piacerà.